Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 14 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Vita complicata ma amici e fido vi adorano. Dopo una giornata così complicata alla sera non vedete l'ora di tuffarvi sul divano, accarezzando i vostri animali da compagnia. Il perché di tanta passione ve lo spiegano le scienze di frontiera. Accarezzare il pelo del vostro beniamino promuove la produzione di endorfine, che calmano la vostra agitazione, aiutandovi a rivedere gli eventi da una prospettiva più serena. Ecco la lista dei misfatti coi relativi malfattori: famiglia brontolona e incontentabile, lavoro problematico, capo detestabile sotto tiro della luna brontolona e di Marte battagliero, ma la pace è subito fatta grazie al sole illuminante e al suo compagno di viaggio, pacifista per antonomasia. Infine ambizioni professionali fuori portata, di certo non condivise dai colleghi demotivati, già proiettati verso altre direzioni. Dulcis in fundo raffreddori e allergie di stagione che vi riempiono la testa di bambagia e la borsa di fazzolettini. Novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il sole, non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Sentirete la necessità di un forte cambiamento su tutto, ma se sul lavoro non sarà facile, questo potrebbe rivelarsi semplice in amore. Provateci. Non prendete sempre sul personale ogni cosa che vi viene fatto notare. Qualche volta siete permalosi e troppo attenti a vedere significati nascosti. Siate più semplici. Chiedetevi se per caso in questi giorni non avete ferito qualcuno con il vostro parlare e trovandovi in difetto siate pronti a chiedere scusa per primi, è la miglior cosa prima che qualche amicizia si possa deteriorare irreversibilmente. In amore non si può sempre dare. Cerca di valutare con obiettività quanto l'altro ti dà in termini d'affetto e comprensione. Non abbiate timore di conquistare oggi la fiducia e la stima della persona che vi sta a cuore, fate in modo che si accorga discretamente di voi. Marte vi renderà nervosi e tesi, provate a distendervi cercando di passare del tempo da soli e in un ambiente che favorisca la distensione. Oggi è possibile che ti rifiuti in un prestito o perlomeno che tutto diventi improvvisamente più difficile. Pensa positivo in ogni caso. Farai progetti per un viaggio o uno spostamento. Prontezza di riflessi. Speciali rapporti con animali domestici. Non pretendete che il vostro partner sia sempre d'accordo con voi, qualche volta cercate anche di essere voi più accondiscendenti. Scarsa disponibilità in amore per molte di voi. Qualche nuvoletta in amore solcherà il cielo delle nate nella seconda decade. Cercare nuovi stimoli però, non è facile se siete sempre rinchiusi in casa o a lavoro, per questi motivi dovete essere più aperti e più socievoli con gli altri. Se hai avuto una giornata storta, trova il lato buono in quello che è successo. Hai il dono di trasformare le avversità in un vantaggio per te, usalo. Inizia una giornata tranquilla e che si dimostrerà tale anche nella serata gratificata da soddisfazioni non di poco conto. A riceverne buoni effetti sarà, prima di ogni altro settore, l'ambito familiare, dove ritrovate un clima di armonia e di stretta condivisione con i componenti del clan. Appoggiate le persone che vi sembrano valide in questa giornata, chi ha le idee uguali alle vostre, che vogliono percorrere la vostra stessa strada. Mentre lasciate andare chi parla soltanto di convenienza. Dovete sentirvi realizzati come persone e non soltanto per il denaro che potete procacciarvi. Insomma, i soldi attirano fino ad un certo punto e voi siete al punto esattamente opposto. Contrariatissimi, non solo dalla luna spocchiosa in quadratura, ma anche dai vostri dirimpettai, il sole e Giove arietini, che col loro ottimismo e la loro spavalderia tentano di calmarvi. Convincendo il partner, il socio a fare altrettanto. Fidatevi di chi vi vuole bene e intende aiutarvi a vincere i vostri fantasmi interiori, i ricordi spiacevoli che non se ne vogliono andare, i rimorsi e i rimpianti per un passato che non torna. Amore ed Eros. Tra nuvole, acquazzoni e occhiate di sole,
la relazione di coppia va avanti zoppicando. Nonostante qualche alzata di testa, il partner rimane innamoratissimo, siete voi a imporgli veti improponibili per la sua autonomia. Famiglia importante per il vostro mondo affettivo, soprattutto i nonni e i genitori anzianotti con i quali litigate di sovente, salvo poi pentirvene cercando di rimediare in ogni modo. Per vostra fortuna siete nati sotto il segno della diplomazia, come si suol dire un colpo alla botte e l'altro al cerchio. Cari Bilancia, prestate grande attenzione a vecchi rancori che potrebbero riemergere nella coppia. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Non sarebbe meglio chiarire tutto una volta per tutte? Per quanto riguarda il lavoro, siete molto svogliati, quindi tirate fuori un po' di pazienza. Vedrete che tutto si aggiusterà quando meno ve l'aspettate. Generalmente siete d'accordo con qualsiasi suggerimento che la persona amata dà su questioni controverse. In questa occasione però è necessario difendere i principi in cui si crede, e assicurarsi di non essere influenzati da altri. Momento rosa che vi vede in ripresa sotto il punto di vista emozionale, specie se coltivate situazioni sentimentali da poco cominciate. Chi è appunto all'inizio di una storia d'amore sappia che il momento è molto bello per assaggiare la portata di questa nuova relazione che si è creata. Lo zodiaco raccomanda solo di essere meno possessivi, sia pure con l'intenzione, bonaria, di invadere e coinvolgere affettuosamente tutto lo spazio attorno al partner. Lavoro e denaro? Zelanti e altruisti coi colleghi, disponibili con il capo. In un mondo che sta cambiando intorno a voi, il lavoro rappresenta una sicurezza, ma attenti agli attaccamenti, qualcosa deve cambiare anche nei rapporti interpersonali. Nuovi programmi informatici, supporti con cui prendere dimestichezza il prima possibile, altrimenti qualcuno più giovane e veloce potrebbe farvi le scarpe. Gli affari sono più complicati del previsto. Non inalberatevi, con un poco di diplomazia riuscirete ad ottenere tutto. Per raggiungere il proprio obiettivo serve anche tanta buona volontà. Il sole dissonante dal segno dell'Ariete, specie se siete nati tra il giorno 14 e il 20 del mese di ottobre, non vi fa essere molto organizzati nella vostra attività lavorativa quotidiana. Mantenete più alto il livello della vostra attenzione e cercate di contenere una inusuale, per voi, svagatezza. Gli impegni che avete definito con i vostri capi, sapete che non saranno proprio una passeggiata, ma, nel contempo, ricordate quanto le sfide vi possano appassionare e stimolare. Benessere. Se vi sentite gonfi è colpa della primavera, tendete a trattenere i liquidi e magari, complice allergie e inquinamento, respirate anche male. Stomaco appesantito dai bagordi di Pasqua e delle golosità regionali assaggiate in vacanza. Vero, la buona cucina è cultura, ma esagerando diventa malessere. Avete rimandato per troppo tempo, ora pensate a voi stessi e non prenotate un appuntamento con quel centro benessere che vi allettava. Concedetevi coccole e attenzioni. Per lei, sul lavoro potete accettare di tutto, anche di essere strumentalizzate da qualcuno che si fa i propri comodi e non ha voglia di alzare un dito. Ma il gossip no, quando si sparla di voi vi rivoltate come iene. Per lui, segreti di famiglia da tenere sotto chiave, anche le vecchie storie di cuore meriterebbero il silenzio. Purtroppo, però, qualche buon tempone spiffera tutto, mettendovi in imbarazzo. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10 attività, 5, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.